Sì, si presenta da sola per la difficoltà, si presenta da sola perché siamo di fronte a una squadra prima in classifica, siamo di fronte a una squadra che ha un valore importante e siamo di fronte a noi che abbiamo bisogno di fare punti. Quindi la partita si presenta sotto questo aspetto. Io non mi pongo il problema se è il terzo, se è il quarto, se è il quinto o il sesto. Io mi pongo il problema primo di centrare i playoff. Poi, nella volontà di chiunque, l'ho appena detto un attimo fa, anche in conseguenza di quello che saranno i risultati domani, noi dobbiamo solo pensare di fare più punti possibili. È una mentalità che la squadra deve avere. È importante arrivarci bene, arrivare sereni, arrivare convinti, arrivare determinati, arrivare a stare bene fisicamente. Questo conta molto di più della posizione di classifica. Formazione è quella che Morganella, lui, Wiccani, Morganella, Lisciuzzo, Ludi, Gemiti, Porcari, Marienza, Marianini, Corigoni, perlomeno, e Simon Motta, Bertani e Gonzales. Senta, mister, ma questa situazione di Pinardi, no? Queste problematiche fisiche si sono create a Novara o questo se le portava dietro da prima e voi non lo sapevate? Non credo, penso che faccia che se le sia trovate qua. E purtroppo son venute. Qual è lo stato dei Binardi? Sicuramente non può essere dei migliori visto appunto tutte queste problematiche che ha avuto, però è voglioso di dimostrare il suo valore perché penso che il valore sia qualitativo, sia indiscutibile. L'unica cosa migliore, l'unica medicina vera, l'unica medicina che a noi serve sono i punti danno fiducia, danno morale, danno spirito di serenità e tutto quanto. Questa è l'unica cosa vera che dobbiamo pensare, il resto sono solo chiacchiere. No, questa è una squadra forte. L'unica cosa che dobbiamo dire è che è una squadra forte, una società forte, da anni abituata alla massima categoria. Sono scesi, hanno messo su una squadra per squadra lo intendo 11, intendo proprio nella sua interezza, una rosa straordinaria per la categoria. E si sono dimostrati meritevoli di quello che hanno. Allora, io non possiamo nascondersi: noi abbiamo fatto un girone di ritorno, numeri alla mano, non buono, no? Da bassa classifica. Questo lo dicono i numeri. Nelle ultime 3-4, quindi nessuno si nasconde dietro a quello. Tant'è vero che noi abbiamo sempre parlato di un primo obiettivo, quindi io mi baso su quello che parliamo ufficialmente. Quindi, quelli erano i primi obiettivi. È normale che ci potessimo avere una flessione. La flessione c'è stata, poi c'è stata la nostra anche ripresa positiva, solo che magari prima se riuscivamo a fare gol, quattro occasioni, facevamo tre, oggi magari non ci sta girando. E quelle partite tipo Piacenza, tipo Regina stessa o Empoli, sono quei punti che poi ti vengono a mancare, che basta quei 3-4 punti per subito ridare un po' di vigore ai numeri anche della seconda parte di campionato e non parlo di tanto, io parlo di prestazioni di alcune partite, soprattutto interne tra Portogruaro, Cittadella, Piacenza, Sassuolo, dove che penso obiettivamente avremmo meritato quel qualcosina in più. Se con in mano non si va avanti, prendiamo atto di questo. Noi abbiamo rivisto la partita e io sfido chiunque di voi, qua seduto, i primi abbiamo visto un pezzo di partita, primo tempo. Con la regina dire che noi abbiamo subito, non abbiamo subito nulla dalla regina primo tempo. Secondo tempo siamo scesi noi un po', sono cresciuti loro, hanno fatto meglio di loro e cioè, di noi ci hanno fatto un gol. E ho detto anch'io a fine partita che hanno vinto meritatamente, ma la nostra prestazione non era pessima magari come abbiamo fatto a Vicenza o pessima come abbiamo fatto con la Binoleffe. Era una normale partita contro la quinta in classifica, che è una squadra che sta bene, che 3 giorni prima vinceva il 90esimo Torino. Un obiettivo da raggiungere che tutti lo vogliamo raggiungere perché è troppo, troppo, troppo importante.